Buonasera a tutti, siamo qui con i componenti di Scabrone che stasera purtroppo, nonostante la buona prestazione, hanno perso di nuovo. Il nuovo componente della squadra di Casanuovo, il signor Crisponi. Stasera è stato il migliore in campo, nonostante i gol, 3 gol bellissimi, uno più bello dell'altro. Cosa ne pensi della tua prestazione? Ho dato il massimo per essere la mia prima partita. Esordiente stasera, esatto. Ricordiamo. Dobbiamo ancora mantenerci un po' meglio con la squadra. Però è andata da bene. Difensore, come si deve dire, che ha fatto 3 gol. È andata bene. È andata bene, la squadra ha girato. Diciamo che questi sono 3 punti importantissimi in attesa della risposta della prima in classifica. Sì. Che nel caso, diciamo, di una sua sconfitta potrebbe essere riagganciare. Sì, noi ce la metteremo tutto per fare una bella prestazione. Diciamo che il nostro obiettivo, naturalmente, queste delle prime antagoniste della prima in classifica, Leda insieme a Poggio Reale. E ce la lotterete fino alla fine per la vittoria del campionato. Cerchiamo di fare il possibile. O il campionato o la Champions, no? Sì. Magari tutti e due obiettivo sarebbe ancora meglio. Tutti e due sarebbe ancora meglio, sì. Ok, alla prossima. Grazie. Eccoci con Daniele Ricci. Purtroppo stasera un'altra sconfitta. La squadra c'era. Forse un po' troppo egoismo della squadra ancora. Questo forse è il problema principale di questa squadra, che non ci passa la palla. Cosa ne pensi, Daniele? Questo è il vero punto debole di questa squadra. Bisogna lavorare sulla motivazione, sulla mentalità, perché troppo vogliono fare tutto quanti, diciamo, in Maradona. Sono bravi, stasera c'era il centrale dietro il tuo cugino, penso sia. Sì, cugino. Molto bravo. Cosa si può fare per cercare troppo di fare una vittoria? C'è poco da fare, bisogna cambiare prima mentalmente. La squadra c'era, ma non siamo riusciti a dare il massimo, perché ognuno vuole essere una protagonista. Maledizione ormai per questi cabron che tutti gli anni non riescono. Se ne parla sempre il girone di ritorno. Se ne parla il girone di ritorno e magari l'Europa League che la vediamo lontana anche l'Europa League. Noi comunque l'importante è che ci siamo messi nel massimo. C'è stato un passo avanti sicuramente, perché la squadra c'è, diciamo la verità. La squadra purtroppo c'è, dobbiamo riuscire a cercare di giocare un po' tutti insieme, perché cambiamo sempre, giriamo sempre, e molti assenti anche questa sera. Ho avuto uno striscione. Vabbè, comunque scherzi a parte. Il portiere pure stasera un po' lasciato a desiderare, eh? Sì, vabbè, era la prima partita per lui dopo tanto tempo. E se l'ha buttata a prese sto striscione, che ha già fatto? Ma dopo fa tutta Taserati. Recuperiamo. L'intervista a Taserati, vai. Vabbè, comunque alla prossima speriamo. Speriamo bene. Metteremo lo striscione. Contiamo anche lo striscione di nuovo, che Daniele si è portato. Arrivederci.